La presenza di Gesù risorto trasforma ogni cosa, il senso di stanchezza e di abbandono lascia il posto ad un nuovo slancio e tutti i cristiani sono chiamati a comunicare questo messaggio di gioia, di risurrezione a quanti incontriamo. Queste le parole di Papa Francesco ieri durante il Regina Coeli commentando il Vangelo della pesca miracolosa. Sentiamo. Il Vangelo di oggi narra la terza apparizione di Gesù risorto ai discepoli sulla riva del lago di Galilea con la descrizione della pesca miracolosa. Il racconto è collocato nella cornice della vita quotidiana dei discepoli, tornati alla loro terra e al loro lavoro di pescatori. Dopo i giorni sconvolgenti della passione e morte e risurrezione del Signore, era difficile per loro comprendere ciò che era avvenuto, ma mentre tutto sembrava finito, è ancora Gesù a cercare nuovamente i suoi discepoli. È lui che va a cercarli. Questa volta li incontra presso il lago, dove loro hanno passato la notte sulle barche senza pescare nulla. Ma ecco che all'alba Gesù si presenta sulla riva del lago. Esse però non lo riconoscono. A quei pescatori stanchi e delusi, il Signore dice: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. I discepoli si fidarono di Gesù e il risultato fu una pesca incredibilmente abbondante. A questo punto Giovanni si rivolge a Pietro e dice: è il Signore. E subito Pietro si tuffa in acqua e nuota verso la riva, verso Gesù. In quella esclamazione "è il Signore" c'è tutto l'entusiasmo della fede pasquale. C'è il Signore. Questa fede pasquale è piena di gioia, di stupore che contrasta fortemente con lo smarrimento, lo sconforto, il senso di impotenza che si erano accumulati nell'animo dei discepoli. La presenza di Gesù risorto trasforma ogni cosa. Il grande annuncio della risurrezione infonde nei cuori dei credenti un'intima gioia e un'speranza invincibile. Cristo è veramente risorto. Anche oggi la Chiesa continua a far risuonare questo annuncio festoso. La gioia e la speranza continuano a scorrere nei cuori, nei volti, nei gesti, nelle parole. Tutti noi cristiani siamo chiamati a comunicare questo messaggio di risurrezioni a quanti incontriamo, specialmente a chi soffre,